Intanto come ti senti a essere la stella prima di questo festival del cinema indipendente a Foggia? Ah, non sapevo fossi la stella prima del festival, questa è una cosa che sostieni tu. Io sono venuto a parlare un po' del lavoro, del mio lavoro, del lavoro del cinema, a incontrare questi ragazzi all'università e a portare la mia testimonianza, che magari può essere utile per chi voglia intraprendere una carriera in questo ambito. Ecco, tu da giovane hai veramente fatto una lunga e gran carriera, e giovani cosa senti di dire sostanzialmente? Della Puglia soprattutto, dove è molto difficile fare strada. Sì, credo che ci siano tante cose belle in Puglia. Partirei dall'agricoltura, ecco, da questa terra meravigliosa che abbiamo. Quindi, come prima cosa io valuterei questo rapporto con la natura, che io penso sia molto importante. E poi ci sono delle belle realtà, anche delle imprese, cioè il turismo è un altro settore dove probabilmente si può pensare di, e tanti ragazzi lo stanno facendo, penso ai bed and breakfast. Insomma, bisogna farsi venire delle idee, essere curiosi, trovare degli strumenti per informarsi e per scoprire qual è poi la passione di ognuno di noi. Ecco, non è semplice, il momento lo sappiamo, però bisogna avere, come dire, pensare positivo, come si dice, e cercare di trovare la propria strada. Ma il segreto del successo qual è? Ma guarda, sinceramente io non lo so, perché dipende da che cosa si intende per successo, ecco. Forse il segreto è quello di non pensarci al successo. Ma determinata andare avanti per il proprio sogno. Sì, coltivare una passione, cercare di avere degli ideali e di combattere per questi, ecco. Io credo che questo faccia la differenza, di non farsi intimidire, di ragionare con la propria testa e in qualsiasi contesto, ecco. Bisogna sempre valutare chi sia di fronte, ma io credo che l'uomo, gli esseri umani sfuggono completamente alle regole, quindi le regole ci possiamo dare noi così nella società mass mediatizzata, ecco. Quindi bisogna ascoltare, poi ecco, ascoltare è una cosa importante. Finalmente la Puglia diventa set di tantissimi film, e al nord addirittura si lamentano. Sì, qualcuno si lamenta. Beh, questo è merito alla Puglia Film Commission, alle amministrazioni regionali, a tante altre istituzioni, ai ragazzi del circuito d'autore. Io credo che abbiamo sotto gli occhi di tutti, proprio sotto i nostri occhi, una realtà importante che addirittura viene presa come esempio. Ecco, io mi auguro, l'auspicio e l'auguro che faccio è che si mantenga, anzi si aumenti questo circolo virtuoso che è stato creato in questi anni. Tu a cosa stai lavorando adesso? Io stanno per uscire vari film, La prima luce che ho girato a Bari in Cile, di Vincenzo Marra, che esce questa settimana, il 24 settembre. Poi più avanti, il 22, esce un altro film che ho girato sempre in Puglia, di Marco Ponti, è una commedia con Michele Placido, Laura Chiatti, tanti attori, Dario Bandiera, Luciana Di Tizzetto, un bellissimo film. Poi esce la settimana dopo il film con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, è un film americano di John Wells, è una commedia molto divertente. Poi comincia un film, Macello. A Foggia ritornerai per finire questa intervista, ritornerai per l'incontro con l'Andria, Foggia Calcio. A Foggia verrò per vedere la partita, spero di essere libero per vedere e fare la Fidelis. Sempre forza, sempre Fidelis, sempre forza Andria. Grazie.